Innanzitutto io parlerò di assistenza domiciliare. Attenzione, la sigla è ADI, assistenza domiciliare integrata, ma noi facciamo l'assistenza sanitaria domiciliare, molto importante perché viene normalmente equivocata, come se l'aspetto sanitario fosse al massimo sociosanitario. E poi tutto il discorso delle cure palliative domiciliari. Noi ci occupiamo anche di minori con gravissime disabilità, sempre a livello familiare. Noi intendo la Fondazione Maddalena Grassi. Io mi presento un attimo in modo da capire l'esperienza. Maddalena Grassi è una ragazza di 19 anni, morta per fibrosi cistica, curata da noi come volontariato a domicilio. I parenti 27 anni fa hanno dato i fondi per la nascita della fondazione. Abbiamo lasciato il nome Maddalena Grassi proprio perché fosse una persona identificabile. Io allora ero stato medico cardiologo, elettrofisiologia, per tanti anni in ospedale, direttore del dipartimento di emergenza, e una delle cose che mi colpiva dopo il periodo di delirio di onnipotenza che i cardiologi hanno nell'impiantare tutte le protesi di questa terra, stent, defibrillatori eccetera, quindi c'è questo delirio. Mi domandavo sempre come mai i pazienti gravi mi tornavano in ospedale ancora peggio di come li avevo mandati a casa. È chiaro che c'è un decadimento, ma è perché mancava l'assistenza domiciliare. È da lì che è partito questo aspetto. E poi un altro piccolo particolare, ma non piccolo, che sono nonno di Benedetto, che è un bimbo con la paralisi cerebrale infantile, che è stata una provocazione per me, una vocazione per me, nel senso che quando ho cominciato a fare il cardiologo non volevo fare il pediatra, non volevo trattare i bambini malati, non volevo trattare i problemi di fine vita. La vita mi ha portato a questo e forse lo devo anche a Benedetto. Le fotografie che vedrete saranno solamente le più belle di questi bambini, perché non voglio far leva sui momenti più drammatici, più tragici, ma sulla bellezza della vita che più volte è stata sottolineata. Allora, la Fondazione è un ente senza scopo di lucro che fa un'attività sanitaria e che sia rispettosa della persona nella sua totalità secondo le indicazioni della Chiesa. Scusate, ma c'è qualcosa che non... Ecco. Allora, abbiamo delle attività residenziali, RSD, eccetera, eccetera, cure HIV, ma essenzialmente quello di cui vi parlavo è l'assistenza domiciliare integrata. Noi assistiamo in media 2.500 persone all'anno, 800 persone durante un mese quotidianamente. Quello che voglio sottolineare è che l'assistenza sanitaria a domicilio è diventata sempre più pesante, importante, specialistica. Tant'è vero che il 30% dei nostri pazienti richiede cure specialistiche, ad esempio, come vedremo, i bambini. È vero che con lo sviluppo degli ospedali e la medicina scientifica il domicilio era considerato un appendice dove non si potesse fare niente altro che l'assistenza, assistenza sociale con qualche piccola cosa. Per potersi curare bisogna andare in un ospedale, non è più così. Già da tantissimi anni editoriali significativi dicevano che le cure stanno andando a casa, vanno a casa e bisogna spostare l'asse della cura sulla casa, dove è possibile coniugare più facilmente le sensibilità vecchio stile con le nuove tecnologie. Mi ha colpito che ultimamente, proprio pochi giorni fa, su uno dei noti quotidiani, è uscita un'altra cosa che dice è il modello vincente, le cure a casa per malati gravi. Sottolineo solo che i costi domiciliari sono 30-40 euro al giorno per malato, ve lo farò vedere alla fine. Allora, la cura sta passando dall'ospedale d'emergenza, a cui lasciamo tutto il suo ruolo di urgenza, di super specialisti, che le varie strutture intermedie, ma la casa. Anche i malati più complessi, tutte le analisi danno che l'80-90, anche 95% del tempo questi malati lo passano a casa, non in ospedale. E quindi, in effetti, è come se non avessero più bisogno di assistenza sanitaria. No, ci sono questi attori della cura, ma chi sono gli attori? Sono solo gli operatori o soprattutto a casa diventa il paziente, i familiari, ma lasciati da soli? Attenzione che la casa ha un grande vantaggio rispetto all'ospedale e all'istituto, è che in casa si vede di più la persona, non la malattia. E questa è una provocazione forte, non come affermazione, perché uno entra in una casa di un'altra persona, deve chiedere il permesso per entrare. In ospedale sono le nostre regole che diamo alla persona. Vado veloce, ma l'esperienza di malattia, se accompagnata, come detto varie volte, può diventare anche occasione di vivere con positività, una situazione che altrimenti sarebbe condannata alla disperazione. Allora, che cosa succede?
tutti professionisti. Noi nella fondazione abbiamo solo personale sanitario, quindi medici, infermieri, eccetera, eccetera, tutte le figure vanno a casa, ma non in opposizione all'ospedale, ma in continuità con l'ospedale. È l'ospedale e i centri di riabilitazione, i centri specialistici che danno le indicazioni dal malato, ma poi bisogna che a casa vengano fatte, e non sempre è facile che vengano fatte se non supportate e seguite. Con quest'altra differenza, è sempre stata pensata l'ADI come semplici prestazioni sanitarie, qualche puntura intramuscolo, qualche medicazione di piccole piaghe. Non è più così, occorre un'altissima professionalità. Sono malati con ventilazione invasiva, con la PEG, il sondino nella pancia per mettere gli alimenti, le stomie, le piaghe, la dipendenza totale. E è indispensabile curare anche quello a casa e creare dei percorsi fra i vari servizi, perché da soli né l'ospedale né la casa va da nessuna parte. È chiaro che a casa è ancora più evidente che debba esserci una presa in carico globale per tutte le problematiche sociosanitarie. Noi non ce ne facciamo carico noi, ma certamente dobbiamo rilevarle, segnalarle e mettere in azione quelli che possono aiutarci a intervenire. Le case vogliono dire questo: ventilatore, pompa per infusione per la PEG, eccetera, eccetera, malati di SLA gravi, eccetera. Adesso vedremo i numeri. Questi sono dati non più recentissimi, dati ufficialmente dalla ASL di Milano, in cui i pazienti ogni anno seguiti a casa sono 13.000, adesso abbiamo superato i 16.000 con le varie tipologie. Cito solo sulla nostra esperienza, questa recentissima, questi dati. Malati gravissimi, intendo pazienti con tutta quella complessità che vi ho detto, il 38%. Gli accessi che abbiamo fatto a domicilio nell'ultimo anno sono stati 108.000. I pazienti quindi gravi hanno, in alcuni casi, hanno 113 la PEG, 58 la ventilazione, tanto per darvi l'idea dell'entità di questi problemi. Citerò solo l'esperienza sui bambini gravi, disabili gravi a domicilio, perché è l'esperienza che col mio nipotino mi ha coinvolto di più, ma non solo. E anche per sottolineare la diversità che c'è fra le affermazioni che tutti fanno e la pratica quotidiana. La tutela dei minori disabili, superamento completo del ricovero in strutture sanitarie o istituti per minori disabili. Speriamo, se non c'è un'assistenza territoriale vuol dire proprio abbandono. I LEA, LEA vuol dire i livelli essenziali di assistenza, dicono la stessa cosa. La dicono, siamo un po' come nell'ambito psichiatrico prima citato, cioè affermazioni grosse, ma, ripeto, sono solo fotografie autorizzate e belle per dire da bambino hanno splendore, ne hanno i problemi. Molto di più di alcuni che sono all'ordine delle cronache ultimamente. Bambini malati che seguiamo noi, siamo sui 200, attualmente abbiamo superato i 310. Come vedete, i pazienti gravissimi, intendo quelli che avrebbero molte criticità, sono 31%, con il 61% degli accessi. Evidentemente non è che l'assistenza domiciliare dà un piano identico a tutti, deve essere commisurata alle esigenze di quel singolo caso. L'esperienza è nata 10 anni fa, siamo convinti che vada bene e il numero di casi di questi bambini è continuamente in crescita, perché sopravvivono di più, anche se purtroppo non nascono magari, ma sopravvivono di più, con problematiche sempre più complesse, sempre più richiesta la nostra attività. Quello che dicevo, PAI, piano di assistenza individualizzato, deve essere dinamico, non vuol dire che io prescrivo uno schema e vado in quella casa sempre con lo stesso schema. Devo poter rispondere al livello di bisogno di quel caso. Accelero, ma sono cose abbastanza evidenti. Come vedete, la media nostra è di 3-4 mesi, c'è chi invece viene curato tutto l'anno. Questa è una frase di una nostra infermiera, non è l'ultimo, uno dei bambini che è morto a casa accompagnato da noi. Il nostro mandato, nel quale crediamo molto, è quello di impegnarci a portare nelle case professionalità, competenze, assistenza, umanità, ascolto, condivisione e sorrisi. Ma prima di tutto, nelle case, entriamo noi stessi. Credo che sia stato detto meglio di tutto. L'esperienza è partita, ma vado rapido, in un progetto regionale finanziato in cui quello che era importante era ristabilire il circuito ospedale per emergenza, istituto di riabilitazione, istituto specialistico, casa.
Allora, è questo il sistema che deve essere seguito, quindi non un'assistenza domiciliare isolata, ma un circuito, compreso il 118, quello che volete, ma un circuito. Tant'è vero che ci vogliono il case manager e la cosa che mi ha colpito, uno dei clinici che era più contrario, ma no, bastiamo noi con l'ospedale, c'è il nostro ambulatorio, quando me lo portano, sì, è la casa, alla fine ha detto, è vero, devo riconoscere che ogni volta che rimetto un bambino grave mi chiedo a chi e come affido dopo le mie cure il paziente. Difatti ci vogliono delle mani ben precise. L'organizzazione come è organizzata? Come vedete, taglio velocemente, tutte le figure professionali dedicate, quindi capite che piccole cooperative fatte solo di infermiere non possono reggere questo tipo di livello particolarmente specialistico, compresi medici specialisti. È impensabile che oggi come oggi di questi pazienti si facciano a carico i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Se vedono un bambino del genere con la PEG e col ventilatore, meno male che non ci mettono mano, a meno che non abbiano il supporto adeguato, e allora, devo dire, aiutano, ma aiutano sinceramente. L'equipe, non dico nulla, in una complessità di cose del genere, è indispensabile l'equipe, ma non solo fatta fra i nostri operatori, ma con gli ospedali, con i centri di riferimento. Cito solo, e anche qui vado al volo, problema dolore. Vuol dire professionalità, scientificità, vuol dire capire i bisogni del bambino. In questi bambini capire il dolore è quanto di più difficile esiste. Ovviamente sono linee guida a IOSA, sono le linee delle cure palliative, ma bisogna affrontarlo seriamente con adeguati stimoli. Bisogna valutare la gravità, ma non oso affrontare questo problema che è stato detto benissimo stamattina, ma nei bambini credo che sia ancora un problema ancora più complesso. Gli indicatori, non possiamo dire siamo bravi e fidatevi di noi perché siamo bravi. Dobbiamo scegliere per capire, ma non è facile neanche individuare indicatori veri di che cosa vogliamo in questi bambini. L'appropriatezza. Certo, noi facciamo interventi professionali sanitari, PEG, ventilazione, eccetera, ma essendo a casa il problema sociale, il problema di sollievo, è inevitabilmente integrabile o da integrare. E quindi bisogna fare in modo che anche questi elementi non siano censurati. Tant'è vero che ad esempio abbiamo messo in piedi un corso per babysitter di bambini gravissimi, perché gli infermieri non possono stare lì 24 ore. Ma quale babysitter seriamente va a curare un bambino del genere? Beh, ma se gli diamo gli studenti, se gli diamo un appoggio, sì, e per la famiglia è un aiuto enorme. Bello, no? Ed è gravissimo. Vi ricordate la seconda diapositiva? Costo medio giornaliero dell'assistenza domiciliare, fra i 30 e i 40 euro. Calcoli nostri, 35,57 euro. Quindi non è una follia. Certo, si va dai 17 euro ai 120 e passa euro in condizioni magari terminali, in cui stiamo lì anche tutto il giorno, perché non serve, a nostro parere, tante volte l'hospice pediatrico. Serve che qualcuno stia in casa, anche volontariamente. Penultime diapositive, poi chiudo, sto cercando di accelerare, ma... proposta famiglia. Credo che sia uno dei temi più scottanti sulle ultime vicende inglesi, che chi è il centro di questo problema? È il valore della famiglia e quindi le cure centrate sulla famiglia. Vuol dire cogliere e cercare di soddisfare le esigenze e le necessità della famiglia, che è impegnata al massimo nel processo di cura. Lo vedo io sul mio nipotino, non io, ma i miei figli. E quindi vale la pena, deve essere fatto, di coinvolgere la famiglia nel piano assistenziale. Una mamma un giorno mi ha detto, mio figlio non è epilettico, non è tetraplegico, mio figlio ha l'epilessia, ha la tetraplegia, mio figlio è ben altro, è un mistero, è il mistero. Non è poco questo passaggio detto da una mamma. Purtroppo per voi non ho ancora finito, ma ho ancora due o tre diapositive, quindi grazie, ma l'applauso va a tutte le mamme di questi bambini, che queste cose, quando reggono, sanno esprimere. Attenzione, quando reggono, perché il 50% delle famiglie salta, il 30% ha bisogno di cure psichiatriche. Allora, comunicazione,
con i bambini si possono e si devono curare, al domicilio si percepiscono i loro veri bisogni e quelli della famiglia. Attenzione, secondo me il problema che accenno solo è più enorme. Oggi si parla enormemente di accanimento terapeutico. A nostro parere il problema più grosso, più ampio, è l'abbandono terapeutico. Non è c'è anche, per carità, ma il problema più numericamente rilevante è l'abbandono. È il Padre Eterno che mi sta... Ha solo un problema elettrico, come speravo un intervento dall'alto. No, cioè al domicilio si constata meglio quanto e quale sia la vera domanda di cura, di assistenza, di aiuto per continuare a vivere. Non può e non deve essere scaricato quasi tutto sul paziente e sui caregiver. Attenzione, dopo 27 anni, nell'ultimo anno è la prima volta che 5 pazienti, quelli gravissimi e quindi anche comprensibili, fanno la domanda a noi di farla finita. Non è una roba da niente. Allora, uno dei vari fatti della cronaca è stato seguito da noi. E io continuo a dire che è comprensibile che uno a un certo punto non te la faccia più. Magari non è condivisibile la nostra scelta, tranquillizzo tutti, per adesso non facciamo quelle scelte lì. Però non possono dire, ma va, dai, coraggio. Allora che cosa bisogna mettere in campo? Una grande professionalità clinica, vuol dire scientifica, fino in fondo per tutto quello che è possibile fare. Una grande umanità, una presenza vera, appassionata, che sappia anche vivere e testimoniare la speranza che c'è in noi. Essere lì non censurando il fatto della nostra speranza. E poi una presenza attiva su tutti i fronti. Per concludere, quindi, abbiamo visto che è utile, fattibile, va benissimo, è indispensabile, efficace, costa poco, perché quando è possibile stare a casa è meglio per tutti. Grazie.